Buongiorno, siamo qui a Expo Riva Hotel con l'architetto Daniela Rossi Cattaneo dello studio Rossi Cattaneo di Milano. Chiediamo all'architetto di presentare brevemente la sua attività professionale e il suo rapporto progettuale con colore, luce e materia. È una domandina, però incomincio a avere molti anni, ho visto molto, sono cresciuto in una città come Milano. Chi dà lavoro, dava lavoro a tutti quelli che avessero voglia e ne avessero un minimo di passione e talento. Quindi sono cresciuta e crescendo e avendo uno spirito di tipo nomade sono andata all'estero, ho avuto incarichi all'estero ed oggi fortunatamente questi contatti che ho con i paesi stranieri mi avvantaggiano leggermente in un momento così complesso e difficile dell'economia. Sono una progettista pura, per cui mi posso inquinare e contaminare sempre e comunque. Sicuro che i due aspetti che lei produce, di luce e di colore, sono aspetti fondanti nel processo del progetto, perché in ordine al colore vorrei riferirmi a quello che si è sempre detto, e cioè al progetto si accompagna lo studio colore, e lo studio colore significa l'incidenza del colore in ordine al materiale, alla materia, e lo studio colori cui partecipano appunto i vari materiali per dominante poi ha l'involucro, quindi in caso particolare il colore dell'ambiente. E è molto complesso la questione del colore, perché si arriva a decidere la scatola, gli interni, il fascio usato dalla scelta del colore e dalla sua attricità, si arriva quasi per ultimo durante il processo, quando prima vengono scelti altri materiali che in sé sono portatori di colore. Quindi è una cosa interessante, e anche proprio questione di mestiere, di prefigurare forme, materiali edili che poi portano quasi con naturalità e non con talento speciale, ma come conseguenzialità a quel l'ultimo dei miei lavori in Russia, edificio del 1913, Art Nouveau, il proprietario mai toccato, nel senso che tutte le vicissitudini, per cui in cumuli di polveri immensi, la proprietà russa, affascinati dell'impero russo, danno questa indicazione con un edificio Art Nouveau. È stata una mediazione, quattro piani in Impero Russo, Luigi XV, Luigi XVI e quattro in Art Nouveau. Dico questo perché i budget sono piccoli, perché già la ristrutturazione di un edificio così complesso è stata una roba immensa, conseguentemente bisogna veramente lavorare con estrema attenzione e con poche situazioni. Quindi noi, ad esempio, per quanto riguarda Luigi XV e Luigi XVI, ci sono le stesse forme, anche perché cambiandole nelle forniture significa maggiori costi, e invece il tono determinante è stato il colore, partendo dai tentaggi, perché in ambienti alti 3,50 in Cino, no? Questo era un toccato fuori scala, quindi già tendendo un po' moderno, e per il Luigi XV era rosso e avorio, per il Luigi XVI celeste e avorio, connota la caratteristica dei due stili. Pertanto, quando io sono arrivata agli involucri, agli aspetti finali, che già te lo chiedevano all'inizio della ristrutturazione, con un metodo abbastanza tecnico di selezione, perché con 60 camere siamo riusciti ad avere solo tre che fossero a sostegno di quello che era stato fatto, e sono venuti fuori sempre di conseguenza. Questo per dire, fino a quando, fino a che non ci sono stato il colore sulle pareti, non era niente quella stanza, fino a quando la luce non ha pennellato le pareti, un tessuto oppure un effetto speciale, non era niente. Avevo potuto lavorare anche bene, però luce
sono dei tocchi magici. La luce scolpisce, la luce seduce, la luce accoglie, se la forma, se la materia sono nella natura delle cose, del processo, del progetto. Quindi trovo interessante il tema di quest'anno, questo tema posto a dibattere. Gli applicatori italiani non esprimono l'imprenditoria dell'era migliore, perché sono molto piccoli, familiari, loro intervengono col gusto, il gusto è una questione secondaria, perché primaria, e cioè oggettiva, è quella dell'estetica, che si importa con tutto per non creare il caos, però va rispettato perché loro sono, loro hanno la loro impresa. Pertanto questo tema, luce e colore, poco, deve rinnovare molto, è verissimo, perché l'edificio, un piccolo segno all'esterno, una pedalata di luce, entri dentro, rinnovi con tre tocchi che sono sempre luce e colore, il risultato è un profondo cambiamento, perché sono gli aspetti anche della seduzione, di far sentire le persone al loro agio. Non so se vi ho risposto. È stata gentilissima, infatti ringraziamo l'architetto che in data 30 gennaio 2012 ci ha concesso questa breve intervista e l'aspettiamo in azienda per ulteriori domande. Grazie moltissimo, buona giornata.